Finalmente! Ma prima iscrivetevi sul canale e cliccate la campanella. E perché Anna clicca la campanellina? Ma io sento le voci. No, 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 ma questo è spento. Acceso, non vedi che è appicciato. Ma non sto registrando. Ma chi dai a te? Lo sto vedendo a qui. L'avevo spento. Gesù. Sento le voci. Questa volta però si fa a modo mio. Vi presento il baby monitor Yoton. Se manco no, ma come? Yoton, i... Ehi, il modello. Che busto avevo, l'ho studiato. YB 03. 6 minuti solo per dire cosa. T'a posto. Questo video sarà di mezz'ora e ci saranno le puntate su Netflix. Io sento le presenze, eppure non lo vedo. Qualcosa è andato storto. Cioè, andiamo con l'unboxing. Ok, sono comparso pure io perché siccome sto vedendo che la recensione stia venendo un po' più lunghetta, andiamo un pochettino più velocemente perché chiaramente già vi abbiamo illustrato nel video precedente cos'è un baby monitor e come funziona. L'azienda ci ha premiato perché abbiamo fatto un video troppo bello, è stato veramente un successone così con queste facce, verrà bannato sicuramente, ottimo. E quindi ci siamo voluti ripetere perché poi scendendo qua periodo natalizio, guardate quanto è bello questo set cinematografico. Non si vede niente. Ve lo farò vedere dopo. Per cui ci hanno voluto mandare un'altra telecamera. No, veramente non bevi io quando è una telecamera. Sempre, non so, un attimo confondendo. Sempre baby monitor. Ma questa volta sarà l'evoluzione. Quindi vediamo un pochettino da dentro cosa esce. E poi vi spieghiamo un pochettino perché l'evoluzione. Vedetelo fino alla fine questo video perché ci stiamo. Cioè, va pure presto. Ho buttato letteralmente il per farvi. C'è meglio che un buffrito. Però l'ho fatto. Della confezione che esce. Allegramente, sennò. No, è giusto. Allora, naturalmente la prima cosa che si trova è il monitor, questa volta più grande, di 4,3 pollici e dopo passeremo a spiegarvi quali sono le funzionalità. Ma cosa fondamentale, la videocamera, che questa volta è particolare. Vediamo dopo cosa sarà. Come sempre, il libretto di istruzioni è in italiano. E gli accessori, che sono i due caricabatterie, questa volta però sono diversi tra telecamera e monitor. Vuoi aggiungere qualcosa? No, no, sì, nel senso, perché sono diversi? Questa volta magari secondo me è un punto a discapito perché sostanzialmente mentre l'altra volta erano micro USB, non ci capita ancora perché non li fanno Type-C, ma questa volta diciamo invece di essere entrambi micro USB, uno è con una presa proprietaria, non mi ricordo, è quel giacchettino che va dentro, non mi ricordo precisamente quale. Fatto sta che comunque è proprietario e non possiamo utilizzarlo con altri cavi. E beh, basta, ne è finito tutto? Non ci esce più niente? Eh no, ma esce un po' d'aria. Ora andiamo a vedere un pochettino nello specifico di cosa stiamo parlando. Abbiamo detto che ci sarà il monitor. Questo monitor sarà un po' più grande sia per quanto riguarda le dimensioni ma anche nella definizione. Il monitor in ultimo. Ma che stai facendo nel frattempo? Fai un burdello, sto parlando di un burdello esagerato. Ma non si può essere mai. Metto avanti. Ma quindi stiamo parlando chiaramente di questo monitor che, come ho detto, come si può vedere, già si mantiene da solo perché c'è un piccolo supportino. Ha una batteria da da quante miliampere? 24.000. I baci, il solare. Da 3200 miliampere. Ma che è? Ma è un film horror questo. Ok, vediamo un pochettino come è formato. Prendilo in mano e vedi un pochettino come è formato. Non ti faccio scorrere l'immagine, non ti preoccupare. Dobbiamo attaccare la telecamera perché ma fammi vedere prima questo monitor come è formato. C'hai i pulsanti, le contare, ricordi proprio niente. No, devi montare la doppia. Che c'è un la doppia visuale. No, quello ce lo faccio a parte, non ti preoccupare. Allora, prima di tutto, tasto d'accensione che si trova in alto. Nella parte superiore. Superiore. Molto questa super. Volta è il rilievo, quindi è più semplice da premere. Perché la doppia non è il rilievo? Non era il rilievo. Ma veramente? Sì. Lateralmente ci sono i tasti, sempre il rilievo di aumento e diminuzione del volume. Dopodiché, nella parte principale troviamo il menu con il tasto anche di return. In inglese. Colleghiamo la telecamera. Ci sarà il pulsante di navigazione all'interno del menu, ma possiamo anche gestire la telecamera perché se no. Come stai miscando? Ma che fai? Stai belle e brutte. Di navigazione e dicevo anche di operazioni sulla motorizzazione della senza manne pure per poter spostare l'obiettivo della telecamera. Inoltre ci sarà il tasto di zoom piuttosto che il tasto di
attivazione del microfono, perché chiaramente è un audio bidirezionale come la precedente. Superiormente è presente l'altoparlante con il microfono invece al suo microfono qua sostanzialmente. Lato destro invece è presente l'ingresso per poterlo caricare, perché è una batteria interna, abbiamo detto che dura, bla bla bla. Mo, che succede? La telecamera invece com'è formata? È uguale a quella precedentemente recensita. L'unica cosa, e la cosa più importante per me, a mio dire, è che è motorizzata. Cioè possiamo decidere di spostarla in alto e in basso e sull'asse orizzontale e sull'arte l'asse verticale, volevo dire, l'alto e in basso. Cioè non è che spostiamo magari zamme asce. No, si sposta soltanto l'obiettivo. Come dice lui. Questo attraverso... Ma di quanti gradi? 310 sull'asse orizzontale, 110 sull'asse verticale. Tutto questo tramite i pulsantini che troviamo sul monitor, che come potete vedere spostano la telecamera e possiamo, in teoria, non possiamo. Ma che stai combinando? Pensavo che era come l'altra che si ingrandiva, invece no. Sì, che si ingrandisce. E con quest'altro tastino! Allora, mettiamoci d'accordo. Dovrò fare una doppia ripresa e farò vedere in sovraimpressione quello che sta succedendo. Perché se no si capisce niente se le mette così e fa. Volevo farvi notare una cosa che Laura non ha detto. La telecamera innanzitutto è dotata di un sensore termico, quindi riusciamo a vedere la temperatura nella stanza in cui si trova. Ma una cosa molto che cazza è il fatto di avere un pulsantino di accensione e spegnimento che ci consente di andare a accendere e spegnere la telecamera senza doverla necessariamente staccarla dalla presa di alimentazione. Questa è una cosa molto interessante, perché non sta ma pazzia sempre chi filma. Possiamo spegnerlo direttamente quando vogliamo, tra virgolette, dare un po' la privacy al luogo in cui si trova. Ad ogni modo, ecco, stiamo facendo questa bella inquadratura del display. Vogliamo parlare un pochettino del display. Cosa sta succedendo? Ma ti dice che sta in carica, però che comunque scarica. Quindi praticamente adesso sta in carica, però si sta caricando, scaricando, si capisce bene quello che sta facendo. Comunque, in ogni caso, il display, come potete ben notare, è molto molto completo. Ecco qui, come potete ben notare, la telecamera adesso mi sta riprendendo in modo molto efficiente. Nella parte superiore ci sono segnati i gradi centigradi della stanza, batteria, orario, segnale, piuttosto il fatto che stai muto, perché altrimenti si sente qua, parliamo, si sentiamo 7 volte noi, giusto? Riverbero. Bravissimo, questo si chiama riverbero. Ma a parte questo, vediamo che possiamo fare. Innanzitutto vogliamo andare, ma per caso su zoom? Sì, ci sta il zoom. Il zoom? Lo zoom? Laura deve essere inquadrato da questo. Ah sì, scusa. Buonasera signor. Allora, se si fa solo un tap, si può decidere se zoomare o no. Se invece si tiene premuto, si attiva il microfono e quindi possiamo parlare con la telecamera. Come notate, ci stiamo sentendo. Premendo il tasto avanti, indietro, destra, sinistra, si riesce a muovere tranquillamente. E non solo, vi faccio vedere pure come l'obiettivo della telecamera. Muovilo un pochettino, muovila, colite. Guardate quante belle si sta muovendo, sopra, sotto, destra e sinistra. Ah, voilà, ci abbiamo fatto il giro, stiamo facendo vedere che tengo un burdello nella stanza. Ottimo, benissimo. Ma oltre a questo, chiaramente, ci sarà corredato un bel menu molto completo. E andiamo a vedere subito di cosa è formato. Come la precedente versione, ci si può abbinare delle altre videocamere per un massimo di 4. Perfetto. Questo naturalmente si può decidere quale delle videocamere visualizzare. In questo momento ne abbiamo solo una. La ninna nanna, come nell'altro baby monitor, è presente, ma qui in aggiunta si può decidere quale. Diciamo che è visuale, nell'altro invece era un po' più at capocchiam, mentre qua possiamo decidere quale ninna andare a far sentire e anche regolarne il volume. Addirittura è cantata dai cinesi, la ninna nanna cantata dai cinesi. Stop! Stop! Dopodiché ci sono dei timer pappa. Timer pappe. Pappe. Ah boh, ci stanno i timer, ognuno fa i fatti, se ti vuoi ricordare di cazziarlo, fai, metti un timer e quello ogni tanto suona, diciamo. Si chiama pappa. Si chiama, veramente, leg... Sì, pappa. Non leggevo bene. Ma perché esce ogni tre quarti? L'impostazione Vox, da ricordo che era l'impostazione Vox? Sì, l'impostazione Vox è quell'impostazione per il quale il monitor si spegne se non rileva nessun suono, nessun movimento. Mamma mia, veramente questa volta mi sono veramente commosso. Inoltre ci sono le impostazioni. Come vedete, il menu rispetto a quello precedente è molto più ricco e possiamo trovare diverse impostazioni rapidamente, senza che ci facciamo la capa tanto, perché tanto al primo momento questo video. Mannaggia. Risparmio energetico sopra. Sopra. Allora, questa è una traduzione molto infelice dall'inglese o dal cinese. Sopra vuol dire on e
off vuol dire sotto, perché cioè se vuoi traduci. Impostazione di lingua, date ora, temperatura se espressa in centigradi in Fahrenheit, rilevazione di movimento. La rilevazione del movimento, quindi la possiamo attivare e disattivare, quindi praticamente se un creatore bello e buono sta dormendo e si muove, lui rileva e vi fa vedere cosa sta succedendo. Impostazione di luminosità, di impostazione di temperatura. Che è questa impostazione di temperatura? Nel senso che se la temperatura nella stanza arriva sotto una certa soglia o sopra una certa soglia, ti avvisa attraverso un segnale. E questo? Impostazione di Ptede finite! Ma già Favrea vicino. No! Un po' schifo! Impostazioni ptede finite. Ptede finite. Diciamo che hanno un po' di fantasia quando fanno queste traduzioni, sono magici. Benissimo, quindi questo è un po' il funzionamento che ha questo baby monitor, ma nel concreto andiamo a vedere questo obiettivo. Chiaramente, come potete vedere, fai vedere un po' l'obiettivo, come si vede sicuramente meglio. I colori sono un po' più definiti rispetto al precedente e quindi la qualità sicuramente è aumentata. Ma se durante la notte riusciamo a vedere come quello di prima, ovviamente sì. Studiamo tutte cose. Per forza. Studiamo tutto. Ecco, come potete constatare, adesso si sono attivati i sensori a infrarossi. Ma se noi andiamo a inquadrare magari un viso, perché magari può essere più comodo, come potete ben notare, si vede tranquillamente il viso. Ecco, ora è proprio chiaro. Ma dalla telecamera sembra che mi zionno perché c'è un obiettivo troppo bello. Un giorno farò la recensione di questo obiettivo. Però in realtà è abbastanza buio. Lo vedete da questo monitor, in bianco e nero si riesce tranquillamente a vedere tutto sino a una distanza di 10 metri. Quindi sotto questo aspetto è anche migliorato. Bene, quindi diciamo di base tutte le gli accessori che sono necessari per poter utilizzare come dispositivo di sicurezza per il vostro bambino, comunque per tutti quei momenti in cui serve vedere e constatare cosa sta succedendo nella stanza, funziona bene. Quindi insomma questa non voleva essere una recensione estremamente tecnica, volevamo soltanto dire quelle che erano le migliorie. Bravissimo. Le migliorie del dispositivo. Volevo farmi vedere qual è questo nuovo dispositivo della Jotun che noi consigliamo. Tu lo consigli per circa 80 euro, 70 euro? Assolutamente sì. Lo consigliamo. Metteremo chiaramente il link giù in descrizione qualora vogliate acquistarlo, qualora vogliate vedere anche di tutte le cose più specifiche nei minimi particolari. Però per quanto ci riguarda è comunque un prodotto valido, no? No perché ce l'hanno mannato, perché poi chiaramente si fa schifo, ve lo direi lo stesso. Però è chiaramente un bel dispositivo, no? Un bel dispositivo, certo. Infatti lo porta a casa e se lo tiene lei. Beh, insomma signore, che dirvi, è stato veramente un piacere di pazzi poter ricreare un nuovo video con mia sorella e creare questo nuovo momento di ilarità. E spero che vi sia piaciuto, perché se non vi è piaciuto, che fa? Ecco, non hanno un po' campanello. Perché? Se non piace cliccare sulla campanella, cliccate stesso, pur se non vi è piaciuto, perché mi date tante soddisfazioni, io sono contento e penso che questo non è tempo perso. Veramente, ma non so più che dirvi, spero che vi vedrete i prossimi video, che perché ne verranno veramente tantissimi. Con questo nuovo set cinematografico che ho creato, vi faccio pure questa del, è tutta cosa. Guardate le stelle quanto sono belline, ci ha messo 2 ore e mezza per farle uscire, quindi solo per questo merito chiaramente un like. Ci rivedremo in un prossimo video. Ci rivedremo in un prossimo video. Laura, che dice? Vorrei fare un'altra recensione di qualcosa? A meno che. Praticamente. Ottimo, grazie. Va benissimo. È l'ultima volta che vedrete mia sorella. È stato un piacere, pazzo. Alla prossima. Ciao.